Sport League, il penultimo. Questo appuntamento potrebbe definitivamente consacrare Roger Luke a campione, oppure potrebbe, in caso di proprio problemi, dare un'altra chance a Keck, che potrebbe spostare la decisione tutto Attenzione, nell'ultimo che è successo? trattato. Mi sono spaventato quando ho visto Luca, perché Questo purtroppo abbiamo perso Luca 77 più 1. Abbiamo due Luca. cacciato L'avrete con chiamato violenza, Luca? cacciato sì, senza Allora, tanti complimenti, Luca. cacciato, purtroppo questo è un bug del gioco, lo sappiamo, però dobbiamo andare avanti. 0% di possibilità pioggia, quindi amici, siamo pronti per il Gran Premio di Abu Dhabi. Allora, un veloce pronostico prima di partire. Se, prima partiamo da Andrea. Andrea, chi vince secondo te? Io dico che ecco, so che sembra facile, ma dico che. Roger, in che posizione arriverebbe? Faccio, allora dico Checco, Roger e Davide F1. Penso che rimarranno in queste posizioni. Ok, poi ricordiamo una cosa: assente Ricky per problemi di lavoro, non so. Comunque, assente Ricky, e purtroppo Sì. Sì. perdiamo un protagonista che poteva fare tanto bene, ostacolare Checco. Andiamo a vedere l'ordine di partenza. Allora, Luca 67 più 1 è caduto, quindi quello che vedete non è in pole position, ma è disconnesso. Quindi pole position per Checco. Secondo, Roger Luke, quindi prima fila si confermano i due pretendenti al titolo. Terzo, Davide F1. Quinto, Advance Apple. Scusate, quarto, Advance Apple. Quinto, Marcus 73. Sesto, Fabio Max 70, settimo Alex Pilottino un pochettino più indietro, ci cioè aspettavamo un pochettino più avanti. Ottavo, Cosmic Racing. Nono, Lux Nerox. Purtroppo abbiamo già perso per problemi di connessione già due piloti, Lelo che si è disconnesso durante le Sì. qualifiche, e purtroppo è anche Luca ovviamente cacciato dal gioco. Marco, secondo te chi vince? Secondo me Checco, seconda posizione Davide e terzo Roger Secondo me Roger arriva nono. Io dico primo Checco, secondo Davide, vediamo, dai. terzo ci mettiamo un Advance Apple, nono Roger Luke che vince così. Benissimo, io direi che possiamo partire. Sì. Benissimo, lascio l'onore ad Andrea per schiacciare, per pigiare. Partenza di occhi paletti e anche in partenza massima attenzione perché qua la partenza è molto delicata. Sì, appunto. E mi raccomando anche Rapidamente nelle fasi di. Sì. la classifica ci dice Roger Luke primo con 290 punti, 8 vittorie al campionato finora dominato. Checco è dietro a Preparati, tra poco 217, 4 raggiungeremo vittorie la per griglia di Fognini. partenza. Terzo Ricky purtroppo assente, Davide F1 oggi non. Davide F1 comunque con l'assenza di Ricky potrebbe cercare di avvicinarsi tantissimo. Poi via via tutti gli altri, Elo ritirato, oggi c'è cioè, disconnesso, Giustino ritirato, Marcus potrebbe andare a prendere l'Elo con un buon piaffare. Andiamo a pigliare. Benissimo. Raggiungiamo la griglia di partenza. La griglia di partenza è anche voi da casa potrete darci un vostro pronostico su chi vincerà. Quindi aspettiamo numerosi i vostri messaggi, oggi un po' spenti su Twitch, devo dire. Sì, Io c'è aria non so di vacanza, se. ma il campionato ancora non è finito. Intanto non è finito, Ci guardiamo solo il siamo. piano con Jess. Siamo qui, si accendono in questo momento 3, 4, 5, si spengono le luci, andiamo subito a vedere chi sarà la prima curva in prima posizione. Ottima la partenza di Checco che brucia tutti quanti, non è partito male Roger Cosa? Luke. Questo è terzo a bordo della sua Ferrari, quindi Roger Luke sta andando tutto bene, ha superato la prima curva, è vicinissimo anche a Checco, vediamo se prenderà l'attacco, però per la
contatto di sempre. No, io sono dietro, ti prego. Ho visto che altro non c'è quel protocollo di dure per Alban Sekler, terzo, scusate, quarto Davide Fiuno che viene sembra attaccato. Ecco cattivo però riesce. Davide Fiuno. Sesta posizione. Stella Cosmic che sta attaccando Fabio Mazzoni. Cosmic Racing sembra che avanti anche un po' di carro, adesso Marco, incredibile, contatto, contatto, sì, Cosmic Racing purtroppo contatto mi è sembrato con Alex è l'ora di Davide, è arrivato lungo, contatto con l'Altman. Mamma mia, che confusione. Forse posso pittare Mark. Forse riesce a passare. Attenzione dietro, Alex Pilotino. Fate molto concitati. Davanti stanno scappando. Davanti stanno scappando. Terzo Davide Fiuno. Okay, Roger Luca ha uno svantaggio incredibile dopo un giro. Primo giro ha perso, pensate un po', un secondo e mezzo. Gli altri, Davide Fiuno con tutta la bagarra ha perso circa 6 secondi. Sì, Cosmic è piuttosto indietro dopo l'incidente, vediamo se riuscirà a recuperare. Sì, Roger adesso non vede l'ora che la gara finisce, perché è secondo, è tranquillo, non sta chiedere la sua gara, deve solo sperare che la posizione regga. Pilotino all'attacco. Sì, Pilotino all'attacco. Tanto chiedo, Marco, conferma. Mi senti bene, Marco? Attenzione. Contatto, contatto con Fabio, ma contatto. Attenzione, Alvan Peppol, minaccioso su Mark. Vediamo se... No, ovviamente invitiamo i piloti ad essere molto, molto prudenti nei sorpassi. Sono il T3. Molto complicato fare un sorpasso in questo serie di culo dove sta e allora. Salve l'odio ovviamente, ma... Che differenza c'è di consumo di prestazioni qua tra le medie e le morbide, Marco? Ma io penso, ora non ho avuto modo di trovare le gomme medie, però penso che ci sia un po' di differenza, anche perché essendo il terzo settore molto, molto guidato, diciamo che sì, la gomma media dovrebbe scivolare un po' di più e quindi magari ecco, fa provocare un po' di uscite di pista, diciamo comunque poco grip, scarsa aderenza. Mentre per quanto riguarda il primo e il secondo settore non dovrebbero esserci molte differenze. E se un attacco alla Mercedes, e Nero sta facendo un'ottima gara con gomme diverse, ma comunque trovo un'ottima gara. Io non sento Marco, per questo sto anche non so se lui mi sente in questo momento, nemmeno io. Ecco, ora si sente, non vorrei sovrappormi. Intanto l'attacco di Lagneros, attacco, attenzione, riesce comunque a tenere la quinta posizione, un po' di difficoltà per la gomme più ancora più dure, le due McLaren molto vicine, le due McLaren. Attenzione, Marco di Giuseppe è caduto. Vediamo il direttore gara, purtroppo oggi maledetta la connessione. Oggi problemi grandi con la connessione, a questo punto cambio direttore gara, passerò anche Andrea a questa Andrea funzione, a solvere il suo taccuino.
provvedo subito. Roger Luke intanto in seconda posizione ha già uno svantaggio incredibile su Checo. Checo 1.42.9, Roger Luke 1.45.1, incredibile che differenza. Però Roger Luke non vuole spingere. Sì, non ha bisogno. Sì. Ho fatto qualche giro proprio al 50. 42.9 era il tempo che facevo, 42.8, comunque quei tempi, 42.5, spingendo proprio al massimo, quindi Checo in linea con i tempi del 50%. Attenzione, Checo lo vedo sbattere al muretto, errore per Checo, per fortuna la sua Red Bull non si è danneggiata proprio in un muro che poteva rivelarsi fatale, e a quel punto c'è cioè, un ritiro, sarebbe stato sicuramente incredibile, sarebbe stato un paradosso. Niente, perché Checo non gli serve spingere al 100%, tanto ha un vantaggio incredibile già dopo 4 giri. Poi ricordiamo la bellezza di questo Gran Premio, che man mano che passano i giri si farà notte. Sì. Quindi vedremo una bella atmosfera, un bel contorno. Tanto Andre, chiedo conferma se mi senti abbastanza bene. Sì, ora ti sto sentendo, ogni tanto diciamo ti sento un po' meno, ma ora ti sto sentendo importante. Intanto salutiamo Boss, che è appena arrivato, perché per chi si fosse sintonizzato solo in questo momento, purtroppo abbiamo perso questione Checo, altri problemi, arriva larghissimo nel curvone. Allora, diciamolo, abbiamo perso in qualifica Lelo e poi Luca 67 F1 prima della partenza. Abbiamo perso anche il nostro giudice di gara Marco 17. Dopo la partenza Checo è volato via, è partito, sta girando 2-3 secondi più veloce degli altri. Roger Luke non ha nessun interesse a vincere questo Gran Premio, lui interessa solo qualificarsi, prendere almeno questi due punti che potrebbero fargli avere una gioia immensa, quella di essere per la prima volta campione della Sport League. Guida pulitissima per Roger Lee. Intanto Nero sta attaccando Apple, scusa se ti disturbo. Andiamo subito a vedere l'attacco di Nerox, che è riuscito adesso a sopravanzare il pilota della Ferrari. Taglio di Apple, attenzione ai tagli ragazzi. Ok, tagli ragazzi, perché DRS. Cambiate il giudice di gara, ma non cambieranno le funzioni. Advance Apple all'esterno, con i pneumatici duri. Correttissimo. Sì, molto Black prudente Nerox, un po' più aggressivo invece Apple. Sì. Bella gara però di Nerox, Black Nerox, no ma. Sì, Black Nerox mi sembra abbastanza veloce adesso. Era in sesta posizione, sta andando molto più forte anche grazie alle gomme, però anche Alex Pilottino sì. Sta recuperando dopo gli errori dei primi giri. Ha recuperato. Anche Cosmic. Sta recuperando parecchio. Era l'ultimo. Sì. Quindi nono Fabio Max, che sta rimontando. Checo intanto continua a spingere. Voglio andare a vedere il suo passo gara. Checo 42.9, 43.6, 45.0, 44.5. Tempi buoni all'inizio. Sicuramente le gomme stanno calando di parecchio. Come vediamo, 45.4.4.4. Era il giro in cui l'avevo visto sbattere al T2. Quindi comunque gara sotto controllo, dopo si gira un vantaggio incredibile, già un rettilineo, mezzo arco rettilineo. Di Fabio DRS. Arco di Fabio la prima curva, ovviamente un errore, non è un largo. Ecco, Marcus zona DRS molto vicino a Davide F1, i due e dietro le due puntini dovrebbero essere stati le due McLaren, quella di Marcus che sta premendo molto sull'altra, il compagno di squadra Davide F1. Ora io Marcus in questo momento non ti sto sentendo, quindi non stavo parlando Andrea, stavo ascoltando. Se a casa ti sentono o sì mi sento, ecco, ti sento, diciamo. Allora, dicevamo, stasera un po' un problema di connessione e così via. Sì, allora, dicevamo, Davide F1 incalzato dal compagno di squadra,
Lagnerox, ottima gara, sta cercando di prendere Advance Apple dietro Alex Pilottino che si sta avvicinando clamorosamente. Alex Pilottino molto vicino, dietro anche Cosmic Racing. Quindi ha distrutto secondo me le gomme Nicola, perché ha rallentato vistosamente nelle ultime gire. Intanto che ecco c'è un vantaggio abissale dopo 7 giri. Intanto Marco, come si stanno comportando i piloti? Marco è caduto, Marco purtroppo. Scusa Andrea, hai ragione. Come si stanno comportando? Allora, ho visto parte di portaglio di Apple, niente di particolare, però si parla dal quarto giri un po', quindi prima poi ovviamente verificheremo con Mark nei primi giri, ma non penso che siano stati di particolarità nei primi giri. Però i piloti ovviamente devono, come abbiamo detto inizio gara, mantenere i paletti, perché è vero che purtroppo non ci sono. Fabio Marzi intanto ai box, ha cambiato l'alettone, sicuramente ha distrutto l'ala. Attenzione, sì. Marcus che attacca Davide F1. Marcus ci ha provato, Davide F1 si difende. I due non hanno ordini di scuderia a quanto pare. No, mi sa di no. Marcus era assente qualche gara, Andre. Avrà voglia di prendersi un podio. Sì, Marcus sì, è stato assente l'ultima gara. Ricordiamo che la McLaren è stata nel mondiale costruttori, che ha 15 punti di vantaggio sulla Mercedes, che però in questa gara ha un solo pilota al via perché manca lì. Attenzione, Marcus ai box, e Marcus ha proprio guardato, non ha ancora fatto un podio quest'anno, quindi adesso vuole fare l'undercut, entra ai box, sì. Vediamo se metterà gomme dure o gomme morbide. Secondo me metterà gomme dure. Quali siamo? Morbide, dire morbide, no, dure. Dure, quindi sì. Vediamo. Marcus quest'anno ha fatto parecchi quarti posti, ovviamente. Gli è dimostrato un pilota molto costante, speriamo per lui che possa, avere un, possa fare un po' di tutti le gare. Non è facile perché mi tremano molto forte. Sì. Quindi Fabio Max non ha posizionato, lui ha appena effettuato il pit stop, esce ottavo Marcus, settima posizione per Cosmic Racing, sesta posizione per Alex Pilottino. Quinto a questo punto Lagnerox e quarto l'ottima gara di Advance Apple, che ricordiamoci ha le dure, quindi farà un ultimo spunt di attacco. Sì. Davide F1 terzo, adesso non ha più compagno che lo pressa, quindi può spingere liberamente. Non è neanche tanto lontano da Roger Lewis, mi sembra. No, però Roger mi sembra in controllo, anche lo stesso mi sembra un po' più in controllo. Vediamo se Checco entra in box. Sì, entra in box. I primi tre hanno un distacco abbastanza dilatato l'uno dall'altro. Vediamo che gomma mette Checco. Continua Roger Lewis invece. Medie compound più duro, diciamo. Quindi Roger Lewis passa in prima posizione. Checco ai box. Esce adesso dai box. Davide F1 in box. Vediamo se Marcus lo passa. Io ora sono su Apple che continua ovviamente avendo le gomme più dure. Davide F1 con le medie, anche lui, tutti in box. Vediamo dove è Marcus. Quello bello, che nero tutti in box. Sta uscendo, mi sa che è dietro. Sono appaiati quasi. Sì, l'ha passato il box Marcus, quindi il passo in casa McLaren di Marcus di Davide F1. Vediamo se Davide F1 si riprenderà subito la terza posizione virtuale, adesso sono in lotta per la quarta, ma c'è davanti Advance Apple, che non si è ancora fermato. Zona DRS per Davide F1, vediamo se le due McLaren entreranno un po' in bagarre, quella che ci piace, un po' lontano adesso Davide F1, ma potrà sfruttare tutta la zona DRS, lunghissimo rettilineo fino all'ottava marcia, staccate a 100 metri, si fa vedere negli specchietti,
troppo lontano, vediamo però ora. Vediamo se adesso vediamo ora come esce. Chiedo bene, sì. Mi sembra la migliore la trazione, infatti subito velocissimo da F1 attiva la zona DRS, i due appaiati tiene all'interno, Marcus 73 all'esterno, Davide F1 e gran sorpasso, riesce a chiudere nonostante l'interno. Adesso Marcus 73, vediamo se dovrà, se riuscirà a rispondere. Adesso arriva la zona più guidata, leggero largo per Davide F1, ma nessun problema. Sì, macchina che si scompone tantissimo sul corpo. Anche attenzione, qua, largo, Davide F1 e passa. E lo vedevo, infatti, è arrivato largo anche la prima. Sì. Quindi si riaccende la, la lotta. Tutto da rifare. Tutto da rifare per Davide F1. Ha fatto un errore di distrazione, diciamo. Intanto Luca non so se si è fermato, ma non credo. Sì, ecco qua, ci torna. Sì, sì, sì. Quindi seconda posizione per Advanced Apple, se non sbaglio. Sì, Apple è rimasto ovviamente in pista. Ecco, è tranquillo, prima posizione. Di nuovo zona DRS per Davide F1 che dovrà ripetere la stessa manovra che ha effettuato il giro precedente. Si riavvicina, è molto più vicino rispetto a prima, vediamo se prova l'attacco, si fa vedere negli specchietti, prova all'interno, Marcus giustamente lascia lo spazio. Adesso le cose sì. saranno un po' invertite perché Marcus potrà attaccare lontanissimo. Un po' male. Sì. Malissimo, Marcus 73. Mentre dietro, dietro Nerox ha montato di nuovo le morbide a differenza di Cosmic. Cosmic credo che si sia fermato, no? Sì, perché era... Sì, Nerox si è fermato sicuramente, in questa posizione. Sì, tirotino idem. La gara di Advance Apple che sta spingendo al 100%. Si pilotina un po', qualche errore un po' largo ogni tanto, qualche piccolo errore. Stanno spingendo i piloti cercando di non perdere terreno, non è facile. Capisci, i controlli sono davvero pericolosissimi nel terzo settore. Sì, Advance Apple continua 11 giri all'attivo con queste gomme. Si sta avvicinando un po' Roger Luke. Grande prova di Advance Apple. Vediamo. Secondo me è impossibile fare una sosta. Secondo te, ma Andre? No, io credo che io esattamente non so il consumo, infatti per questo chiedevo anche a Mark il consumo delle gomme, ma non credo che possa fare un solo pit stop. Non so se mi senti, io non ti sento, Mark. Sì, sì, scusa, stavo leggendo. Secondo me una sosta è un po' improbabile perché le gomme morbide durano troppo poco, però qua vedo che Advance Apple sta tirando avanti da 11 giri con le gomme più dure, dovrebbe farne almeno 15-16, ma mi sembra impossibile. No, non può. Attenzione, Marcus 73. Marcus 73 di uno vicinissimo a Davide F1. Davide F1 si difende alle buone e Marcus 73 costretto a alzare il piede per non colpire il suo compagno di scuderia. Arrivano nel terzo settore, comunque guida pulitissima delle due McLaren. Un applauso per i piloti della McLaren. Sì. Bel duello, bel duello. Anche perché poi se succede qualche cosa Ron Dennis si arrabbia, quindi... Ron Dennis sì, molto arrabbiato per l'assenza di Marcus 73. Attenzione, Advance Apple ai box, monta gomme morbide, quindi questo significa che farà solo, cioè farà due pit anche lui, quindi adesso gara all'attacco per Advance Apple. Stiamo attenti a questo pilota che adesso potrebbe iniziare una bella bagarre con l'Agnerox sicuramente. Vediamo se arriva l'Agnerox ed esce davanti, esce davanti.
Nonostante le gomme mobili dell'Agnerox non è riuscito a sopravanzare la Ferrari di Atal Sepol, che in pista libera nessuno te lo prestava. Sì, quindi adesso mi sembra un po' difficile per l'Agnerox recuperare ad Advance Apple, e Advance Apple scapperà via e potrà riprendere i due della McLaren. Però molto vicino, vediamo se in accelerazione riesce a attaccare. Purtroppo il difetto di Marcus è che esce malissimo da questa chicane e non riesce mai a avere la trazione corretta per cui avvicinarsi. Sì, lo vedo troppo pulito in quella chicane. Secondo me Marcus dovrebbe schiacciare più l'acceleratore e controllare la macchina come fanno tutti, invece la guida stile 2013. Per questo sì, molto, che molto non pulito, a, sì. Molto pulito, risparmierà sicuramente delle gomme, ma purtroppo lo sappiamo ormai, con questo gioco il tempo non si fa. Bisogna adattare lo stile di guida Formula 1 da una parte e uno stile rally dall'altra, quindi molto bravi potrebbero essere i finlandesi. Sei d'accordo, Andrea? Fa tutto con i piloti di rally. Iniziamo con le fesserie sui film di Valentino. Sì, Roger Luke, i primi due mi sembrano, diciamo, in controllo, perché Roger ormai sta facendo davvero il countdown, penso che i box gli mettono il cartello ogni giro meno 15, meno 14 e così via. Sì, e oggi stavo riguardando i video della Sport League, mi ha fatto sorridere la telecronaca di Long in Bahrain mentre Roger Luke tagliava il traguardo tagliava il traguardo in Bahrain, parlava di Claire Williams felice in box. Attenzione, scusa, sì, attenzione, se mi interrompo da solo. Marcus che attacca Davide Fiuno ha fatto un errore alla prima della chicane, quindi ha approfittato Marcus ad avvicinarsi. Adesso vediamo se i due, infatti guardate qua che problemi c'ha Marcus 73 in questa chicane. E non ha neanche DRS adesso. Quello che ti dicevo, soffre tantissimo in quella chicane perché in trazione perde veramente tantissimo. Sì, nessuno dei due però sembra avere il passo per andarsene, quindi penso che siamo destinati entrambi a lottare l'uno con l'altro per parecchi giri. Sì, perché uno... allora, bisogna anche considerare che se continuano così, Advance Apple che è dietro con le gomme morbide arriverà. Non è neanche tanto lontano, vedo dal radar che li sta prendendo. Sì, perché Apple ha le gomme morbide e vantaggio nuovo, praticamente. Il vantaggio da iniziare a averci. Vediamo anche il tempo di Advance Apple, che ora verrà rilevato il primo giro cronometrato. 1.42, 1.43, 1.44, 1.45.0, buon tempo per Advance Apple, ma potrebbe fare come io ancora. Comunque stavo dicendo proprio di Long, che mi parlava di Claire Williams felice al muretto box che attendeva proprio Roger Luke, e i nostri paparazzi non so se potranno fotografare, ma secondo me c'è una love story tra Claire Williams e Roger Luke. Da Bahrain si sono avvicinati molto, sei d'accordo, Anna? Direi che Roger Luke ormai famoso in tutta, diciamo, Europa. Direi che lo possiamo lanciare anche nelle gare internazionali, in modo tale che possa, diciamo, interloquire anche con i piloti inglesi, che dici? E spagnoli. Sì, io direi di sì, perché ormai Roger Luke, ricordiamo, hello guys, I'm Roger Luke from F1 Italian Team. Attenzione, Marcus ancora DRS. Intanto un po' di tagli da parte di alcuni piloti. In un giro solo ho visto 4 tagli di un pilota, quindi mi raccomando. Per caso è un pilota con la Williams? No. Anche il pilota della Williams deve essere molto attento e non fare di Roger Luke. Andrea, fa paura. Intanto, come potete notare dal contorno, sta iniziando a fare buio. Sì. E fra un po' arriverà la notte. E nella notte di Abu Dhabi, ricordiamo l'anno scorso, il Formula 1 2014, reale, vinse proprio ad Abu Dhabi Lewis Hamilton. Quindi Roger Luke vuole plagiare Lewis Hamilton.
andare a festeggiare nei box con Claire Williams insieme ai suoi meccanici, anche insieme alla sua band che è qui riunita, che lo sta seguendo dal maxi schermo del tracciato di Yas Marina. Yas Marina Bay. Ricordiamo che Roger quest'anno mancano ancora 13 giri, diciamo che comunque nel caso in cui dovesse vincere succede nell'arco loro agli ultimi, che l'anno scorso ha vinto i stradali la Sports League. Quanti anni ci ha messo Roger Luke per vincere la Sport League, Anna? Quante partecipazioni ha fatto? Come scusa, non so se Roger Luke, stavo guardando un po' sull'archivio del sito, ha fatto 231 punti, 2 sole vittorie, quest'anno ha già fatto 290 con 8 vittorie, quindi la differenza è davvero tanta. L'anno scorso tanti piazzamenti, quest'anno tante vittorie. Sì, ricordiamo l'anno scorso comunque c'erano anche dei piloti molto preparati, come ad esempio Snorchi, che salutiamo, o anche il suo compare di merende, Lewis, primo italiano Lewis, che poi ha vinto la Sport League. Poi c'era anche Vituccio e Sciali in alcune gare, quindi diventa avversario. Sì, anche quest'anno, sì, voglio dire, gli avversari comunque penso che quest'anno è più omogeneo il torneo. L'anno scorso avevamo persone preparate, quest'anno invece le nuove leve che tanto stanno facendo bene, e quello che ci piace è crescere nuovi piloti dal nostro vivaio. E poi, come l'esempio lampante è Checco, che ha esordito a livello europeo non sfigurando per niente, devo dire. No, direi no, stava quasi per fare un podio, quindi meglio di così. A proposito di Checco, ha fatto 165 punti con 0 vittorie, miglior piazzamento un quarto posto, quindi penso in miglioramento. Sì, sì, è quello che ci piace, perché le nuove leve stanno migliorando tantissimo. Ricordo, io stesso ho iniziato nel 2012 nella Pro League, poi sono riuscito immediatamente a passare alla Master, però avevo già esperienza con vecchi simulatori come GT4, quindi per me il passaggio è stato molto più semplice. Intanto ti dico, Andre, che Advanced ha recuperato ed è molto vicino alle due gomme. Era inevitabile, perché comunque stanno dando battaglia, fanno gomme più usate, anche più, diciamo, medie, quindi. E poi Advanced potrà rimontare di nuovo le soft, mentre i due della McLaren ugualmente potranno montare le soft, quindi ora Advanced Apple deve rimontare e sorpassarli e cercare di accumulare un gap, perché poi entrambi avranno le gomme morbide già attaccate. Mentre l'altro giorno si segnala, l'altro giorno sta andando a velocità, diciamo, come dire, non crociera, ma nemmeno tanto lontana, perché il vantaggio di Apple sta aumentando di giro in giro in maniera esponenziale, direi. Secondo me Roger Luke sta dando braccino di fuori, stereo, musica country, e sta portando la sua campagnola. Che favorito dai per il podio? Di Marcus ce la farà più un podio con Mark Apple, oppure Davide Spolino manterrà la sua posizione? Allora, vedendo un po' la lotta, mi sembra che... Allora, Advanced Apple ne ha un po' di più, secondo me potrebbe arrivare lui in terzo, però Davide Pino è una vecchia volpe e anche Marcus ha molta esperienza, quindi non è molto semplice. Attenzione, Advanced Apple, grande trazione, DRS attiva, riesce ad affiancarsi, i due molto vicini, attenzione, ruota a ruota, staccatona a 100 metri, staccatona per Marcus, che arriva un pochettino lungo, vediamo se Advanced Apple riuscirà portarsi davanti, quasi si toccano, per fortuna ne approfitta Davide. Davide più uno, scappa, giusta strategia, attenzione, due quasi si toccano, non assolutamente all'interno, è incredibile, si sono dati due o tre ruotate, arriva lungo, passa la McLaren, fasi molto concitate, subito l'attacco della Ferrari, i due quasi al contatto ancora. Grande la trazione della Mercedes, è più complicato, qui non c'è spazio. E Advanced Apple adesso sta perdendo tantissimo tempo, sta a cattura, si tocca i due, un leggero
tamponamento, però si deve posto, appunto sta scappando. Resistere, aspettare purtroppo, sì, purtroppo per lui, diciamo così, la confusione del giro almeno. Buona gara di Advance Apple che sta mettendo pressione alla McLaren di Marcus, che ha perso tantissimo questo giro. Guardate dal suo. Ha detto ciao, grazie, io me ne vado, tengo la terza posizione. Oppure possiamo anche dire che Marcus ha deciso di fare il gioco di squadra e decidere di rallentare la cavalcata vincente di Advance Apple. Sicuramente non è normale perdere così tanto tempo, però ovviamente dipende, credo, dall'usura di gomme di Marcus. Ma poi ci siamo ostacolati tantissimo. Guardate la trazione della Ferrari. E ora è senza DRS, perché è un po' più bello. DRS adesso credo, se non sbaglia la staccata, dovrebbe sorpassarlo abbastanza facilmente. Sì, infatti. Buona manovra di Advance Apple. Abbiamo grandi problemi di trazione per Marcus in questa curva. Infatti guardate sì, tutti quanti come se ne vanno. DRS per Marcus, ma è troppo lontano. Quindi Advance Apple conquista un'altra posizione. La 5 quarta, secondi in un giro Apple da direzione. Attenzione. Attenzione, errore di Apple. Rischio. Incredibile, adesso sta iniziando a soffrire, c'ha solo 7 giri sono secondo, questo ottavo, cara entusiasmante. Secondo me che dopo tutto l'ambaradan iniziale già in sesta posizione, quindi buona gara. Alex Pirotino, peccato tanto il contatto ai primi giri. Sì. Intanto c'è qualcuno ai box, non so chi sia, è Davide F1 ai box. Tanto vedo che finito Italian Vettel che riappare dopo mesi con l'account di Italian Vettel. Maurizio è entrato e uscito e riapparte. Salutiamo Maurizio vicecampione, vicecampione ancora, diciamo, per 2 settimane, eccolo, della Master, vicecampione. Sì, hanno toccato in seconda posizione dietro tutti. Italia F1 negli ultimi 10 giri monterà. C'è il box come di Davide F1. Sì, quindi dietro c'è in sesta posizione Alex Pilottino, quindi si è fermato anche Cosmic. Allora, Cosmic è davanti. Cosmic quarto, scusa. È quarto. Quarto. Si dovrà fermare nuovamente. Sì, si fermerà per qualche giro. Quindi Alonso sta terzo, spingendo. Ma deve cambiare le gomme nel prossimo giro, credo, perché sennò Davide F1 guadagnerebbe troppo tempo. Che a questo buono punto, credo Davide F1 comunque ha una buona possibilità. Vediamo Roger Lucas entra in box e seguire la strategia. Vediamo Roger che sta tranquillamente. Mamma mia, sto guardando la guida di Roger Luke, proprio tranquillo, sembra Roger che abbia una sigaretta in mano. Sì, vediamo se entra in box, mette la freccia, entra in box. Roger Luke in box, quindi per Roger. Altra seconda in terza posizione, vediamo se si ferma pure lui. Sì, è box, Advance Apple. Rimetterà le morbide, problemi di trazione, Cosmic Racing, vediamo se entra in box. Box per Cosmic Racing, che anche lui metterà le morbide. Davide F1 intanto sta arrivando al traguardo, quindi vediamo se riuscirà a tenere la posizione su Advance Apple. Credo che la tenga abbastanza tranquillamente. Sì, infatti tutte le gomme ora, quindi. E Advance Apple sono in box. Quindi ha guadagnato veramente tantissimo Davide F1. E non è neanche tanto lontano da Roger Luke. Attenzione che Marcus è molto vicino a Apple, no, è dietro. Attenzione perché Davide F1 è molto vicino a Roger Luke. È vero, sì. È uscito anche dai box Cosmic, anche lui con gomme morbide. Quindi a questo punto forse dietro vediamo se qualcuno ha espirotino, anche lui è uscito con gomme morbide, quindi si può concretare di nero con gomme invece medie, perché è partito con 2-7 di morbide.
vediamo da Davide F1. Contorno. Sì, effettivamente è durato parecchio. Non vorrei che avessero messo qualche bottiglia di spumante già nel all'interno del della macchina di Roger. Era molto molto interessante. Roger Luke dietro sta per subire l'attacco di Davide F1 che sta arrivando. Davide F1 nel frattempo Bob Williams sta iniziando a preparare le magliette di Roger Luke e le sta distribuendo Claire Williams anche. Su Twitter molti lo conoscono anche con il nominativo Zio Porco Slash, Zio Porcone. Zio Porcone famosissimo ormai internazionale, Roger Luke sta arrivando a conquistare la sua vittoria. Sì, Davide Bruno vinta, no, quello è un doppiato, quindi a questo punto Roger un minimo voglia spingere per mantenere almeno la seconda posizione. Gara un po' consolidata, tutto tranquillo in questo momento. Diciamo che ormai è un po' alla rovescia. Stavo leggendo i commenti dell'intramontabile Ale Pit Loop 93 e salutiamo Andre. Sì, i tagli li ho visti Alex, li ho pure segnati, quindi non ti preoccupare. Sono molto attento a Repiro. Vedo intanto anche Lelo che purtroppo è incavolato con la sua connessione. Sì. È caduto perfino Marco, quindi davvero troverà grandi problemi. Tanto si sta facendo proprio notte qui ad Abu Dhabi. Roger Luke seconda posizione dietro Davide Funo che sta sentendo profumo di seconda posizione. Davide Funo, il suo obiettivo era vincere almeno una gara, finora non ci sta riuscendo. Attenzione, Advance Apple all'attacco di Marcus 73, mentre di Marcus, ma l'ha superato penso Marcus perché era dietro, quindi penso ci sia solo un sorpasso da parte di Marcus su Apple. Sì. Anche Cosmic è tranquillo in sesta posizione. Sesta posizione per Cosmic 95. Settimo Alex Pilottino. Ottavo Lagnerox. Nono Fabio Max, ultimo purtroppo. Però due punti importanti. Un po' ecco Itaven, lo salutiamo, ciao Gianfranco, proprio oggi ho parlato con lui. E Itaven che domani sarà chiamato, diciamo, un impegnativo 100% nella pro. Sì, Itaven, ricordiamo, un ragazzo ha fatto tanto bene e sì, domani lo vogliamo vedere. Domani si è prospettato un Emma molto gordito qui, perché ricordiamo che Emma
ma molto competitivo, Verdi è un po' meno. Sì, e poi è la pista preferita di Emma questa. Sì. Tanto 5 giri alla fine che dividono Roger Luke al titolo. E ormai Roger Luke. Siamo ormai. Sente anche alle calcagna Davide Fiuno, ma ho sentito proprio lui prima della gara, mi diceva che quando sentirà puzza di duello, allora farà passare, prego, si accomodi e tanti saluti. A lui non interessa arrivare sul podio, arrivare a vincere, arrivare. Interessano solo questi due punti, però quando si è in pista ricevere un sorpasso non è mai bello, lo sappiamo. Mentre Marti sta tenendo dietro Apple, che comunque è ancora lì. Sì, e vedo un doppiaggio davanti. Sì, dovrebbe essere la Mercedes di Nero. No, era la Red Bull. Ah, la Red Bull di Fabio. Davide Fiuno ha perso qualcosina adesso, mi sembra. È un po' più lontano. Ecco, vantaggio abissale invece. 42-2, miglior tempo. Andiamo a seguire proprio Checco. Vediamoci un onboard tutto il giro con proprio con Checco. Quando mancano 4 giri alla fine e noi ci prendiamo un minuto di pausa per berci un po' d'acqua. Sì, intanto sto guardando un po' i piloti, devo dire sto troppi tagli, ho visto di qualche pilota davvero troppi. Ma non c'è nemmeno bisogno, perché le posizioni ormai sono delineate, quindi a maggior ragione. Parte un piloto in lotta, le finestre non hanno tagli segnalati. Cosmic, sì, il doppiato era Fabio Max. Mentre pilotino va in box. So. 3 giri alla fine. Mai, vediamo se è un pit stop oppure una penalità. Penalità del pilotino, un qualche taglio. Sì, era un drive through, quindi. Oppure qualche pilotino che sconta la sua penalità. Sì, e rimane comunque in settima posizione, quindi torniamo al discorso di prima, che molte posizioni sono delineate e a maggior ragione non c'è bisogno di, come dire, di rischiare. Di prendere penalità. Molto vicino Roger Luke, forse è l'unica battaglia in pista in questo momento, ha fatto forse un'altra dietro Advance Apple con Marquis, però seguiamo questa, sì, che è due battaglie. Molto importante. Vediamo un po' se Davide Fiuno riuscirà a conquistarsi la sua seconda posizione e vediamo se Roger Luke si metterà a duellare rischiando una penalità, non lo so, qualcosa. Comunque, nonostante tutto, è difficile far passare un avversario quando sei in pista, vuoi lottare, è l'indole di tutti i piloti, anche se comunque Roger Luke deve pensare al campionato. Secondo te, Andre, cosa farà Roger Luke? Si metterà a difendersi? Sì, se diciamo di stacco, cioè, se non diventi un corpo a corpo, mettiamola così, secondo me sì, vuole arrivare al secondo.
e probabilmente dai F1 è molto più veloce, in quel caso credo che non prenderà anche lui nel pulizio, perché tanto non cambierà più nulla. Se può però cerca di rivolgersi con. Ecco qua, Davide Fiuno, scia, zona DRS, mancano due giri e mezzo alla fine. Luigi Lucco, correttissimo. Guardate il sole come si abbassa. Andre, ma una domanda, devo riprendere Roger Luca a fine gara o Checco che vince la gara? Se qui uno vince la gara, l'altro potrebbe vincere il campionato. Come mi devo muovere? Beh, diciamo che io ho in te Andre su Checco con le ultime curve e poi userei Roger Luca visto che il distacco comunque lo permette. Che a volte non mi dà. Non mi fa vedere il secondo. Allora va bene. Però. Sì. Ma in quel caso si può andare. Ecco, penso che lo capirà pure, voglio dire. Potrà andare su Roger, visto considerato che è la gara del titolo, che ha un'importanza ancora maggiore rispetto alla. Diciamo, alla vittoria, anche se Checco comunque voglio dire merita. Meriterebbe pure l'inquadratura, ecco. Sì, sì, l'abbiamo ripreso ampiamente. Due o tre giri prima. Perché tutta la gara non l'abbiamo considerato. Intanto Davide Fiuno, zona DRS, vediamo se riuscirà a completare il sorpasso. Vediamo Roger Luke se si difende o rimane in scia. Roger Luke si difende, poi rientra in traiettoria. Davide Fiuno si spaventa, va, non ho capito a fare cosa. Roger Luke, aiuto, così ho visto, aiuto. Mentre Checco sta iniziando l'ultimo giro. Te lo riprendo adesso Checco, così c'ho nel caso la foto pronta. Sì, l'ultimo giro, quindi allora Marco, siamo alla fine diciamo di questa quanto riguarda il campionato piloti, perché per i costruttori ancora bisogna fare dei calcoli, comunque. Ormai siamo all'ultimo giro di Roger Luke, possiamo dirlo, ormai sta per diventare nuova campione della Sport League. Sì, abbiamo un nuovo campione che prende lo scettro lasciato da proprio da Paolo, da FM Italian News. Ci salutiamo. Ultimo giro per Roger Luke, lo vedremo in onboard. Davide Fiuno. Sì. Non è neanche lontano, ma Roger Luke sta. Sì, allora tranquillamente due numeri di Roger, visto che siamo ormai nell'ultimo giro, mentre Checco va verso il traguardo. Roger ha vinto, abbiamo detto, 8 gare, esattamente Bahrain, Spagna, Monaco, Austria, Inghilterra, Germania, Belgio e Italia, andando praticamente tranne soltanto un settimo posto, andando sempre a podio, quindi campionato perfetto direi. Grande Roger Luke. Tanto Checco. Checco invece sul traguardo. Dal radar che sta per arrivare. Eccolo qua. Davide Fiuno non si arrende, di nuovo molto vicino. Mentre Checco va a vincere il Gran Premio di Abu Dhabi. Complimenti alla vince Checco. Roger Luke sta per arrivare al traguardo, Davide Fiuno, terza posizione, Roger Luke sente il sapore della vittoria. Poche curve, Davide Fiuno dietro che sta intraversando, sta cercando di sbagliare almeno qualche punticino. E Roger Luke è, amici telespettatori, il nuovo campione della Sport League, Roger Luke, eccolo, vince qua, meritatamente Roger questo Luke, titolo, nuovo un campione. Titolo sognato, arriva, che sai che fa? Che fa? Che fa? Che... che fa Roger Luke? Andre, sei capito? Andre, c'hai capito qualcosa?
Non sento più Andrea. Mamma mia. Andrea, non ti sento più purtroppo. Andrea. Purtroppo non lo sento più. Mi senti? Sì, ora ti sento, sì. Sì, ora sì. Perfetto, ecco i risultati. Non cliccate, ragazzi. Mamma mia. Allora, diciamo che Roger ha voluto dare spettacolo fino alla fine, in quanto ha fatto un testa coda sulla presentazione del traguardo, perdendo una posizione, ma nulla è cambiato in classifica generale, perché alla fine il campionato comunque l'ha vinto, quindi risultati finali. Marco, mi senti? Sì, ti sento. Tu mi senti, Andre? Non mi senti, Marco? Problemi. Allora procedo io, quindi. Che vittoria di Checco davanti a Davide F1, che è sul traguardo, letteralmente. Arrivato davanti a Roger. Roger terzo, campione del mondo, Advance, doppia gara 4. Marcus quinto, sesto Cosmic, settimo Andre. Ti sento, ottavo Nerox e nono Fabio, ma ti sento perfettamente ora. Allora, Andre, io voglio capire, ma Rogerio perché ha combinato quel pasticcio? Io ho l'impressione che volesse festeggiare e si è, diciamo, fatto un zigzag eccessivo, la macchina sbandata, però non è arrivata sul traguardo ed è passato Davide, una scena, diciamo, incredibile. Comunque, e poi non si muoveva a 10 centimetri dalla linea, io avevo paura. Esattamente, hai detto marcia lui a te, guarda. Meno male che era un buon vantaggio, non ha preso poi penalità. Chiediamo un'intervista. Comunque, abbiamo preparato una piccola sorpresina per Roger Luke, quindi mandiamo adesso in onda un video dove ripercorriamo un po' le varie fasi che ha attraversato in questa stagione. Grazie amici per averci ascoltato fino a questo momento, vi lasciamo con questo ultimo video dedicato proprio a Roger Luke, fresco vincitore della Sport League. L'appuntamento è alla settimana prossima per l'ultimo Gran Premio della stagione, il Gran Premio della Malesia, con, ricordiamo, doppi punti. Ringrazio Andre e saluto tutti i telespettatori da casa. Ciao ragazzi. Tutto pronto, griglia di partenza, prima posizione. Roger Luke, che conquista la prima pole position della stagione. Sappiamo il motivo. Intanto, vince, siamo per il arrivo, vince. Ecco, bravissimo. Complimenti. Vista la gara, Roger Luke in prima posizione. Roger Luke. Ultima, Luke si accinge a fare l'ultima curva, attenzione, il boato nel box Williams, Claire Williams, ai box, esce dai box, va al muretto per esultare, Roger Luke vince la gara della Sport, seguito da Ricky. In Cina vince Checco a bordo della sua Red Bull, gara difficilissima per Roger Luke, che chiude solo settimo. Gara davvero difficile. Qualifiche perfette per Roger Luke, un'altra pole position, qui si conferma a Barcellona, sarà una gara bellissima. Accendono i semafori, 3, 2, 1... Andiamo subito a vedere le partenze della gara, andiamo subito a vedere là davanti, tenendo anche un occhio però sulle posizioni retrostanti. Roger Luke è partito molto bene, mi sembra nettamente davanti, ma c'è Ricky che lo sta incalzando, dietro Ricky vediamo parecchie vetture, mi sembra una frenate esagerate, vediamo, infatti un fatto a Trump. Amici di F1 Italian Team, benvenuti a Monte Carlo, Roger Luke sempre in pole position. Va a trionfare a Monte Carlo. Grande Roger Luke vince a Monte Carlo.
pole position per Roger Newt. Tanto Roger Newt, ultimo giro, ad assistere al taglio. Arrivo per Roger Newt, gara veramente fantastica per lui. Andiamo subito a vedere la partenza, la prima curva. Roger Newt, la negativa, Roger Newt. Attenzione, Roger Newt e Lelo si quasi si toccano qua sotto. In mezzo, dal DF1 che riesce a fare un gran sorpasso. Roger Newt si è andato con la Ferrari. Incredibile, Roger Newt vince anche in Gran Bretagna. Mi raccomando, la prima curva è tornantino. Cavalcare subito da Williams, no, bravissimo Roger Newt a mantenere la prima posizione. Siamo davanti, mentre Roger Newt sta per andare a vincere la sua sesta gara. Siamo a 6 gare su 8, quindi un dominio assoluto da parte di Roger Newt, un pilota che è cresciuto tantissimo quest'anno. È vero che non c'è l'amico rivale Snorchi e Paolo, ma sta facendo un grande campionato e va a vincere la sesta gara della Sport Luca. Ovviamente parleremo anche delle strategie di gara che possono essere diversificate. Ricordiamo che Mauro e Prost nell'Euro Virtual hanno usato. E vediamo infatti la Red Bull di Checco, che mi sembra che abbia preso la testa, attenzione, molto molto vicino alle vetture, staccatona di Rosa, mentre vediamo una Williams andare lunghissimo. Ultima curva per Checco, passa sul traguardo Checco, niente da fare per Davide. Checco va a vincere il Gran Premio di Budapest, la terza vittoria stagionale per il team della Red Bull, complimenti. Sono molto bravo. Passa Roger Newt al terzo posto. Questa vittoria aumenta ancora di più il distacco di Checco, che di fatto è l'unico rivale per il campionato ormai. E va a vincere Roger Newt, torna alla vittoria dopo la pausa per così dire di ferie. Roger Newt in prima fila dovrebbe avere accanto la casellina. Andiamo a vedere rapidamente la classifica. Roger Newt con 214 punti, 7 vittorie. Dietro abbiamo Checco a 143, molto lontano. Dagli F1. Andiamo immediatamente a vedere. Roger Newt conserva la posizione di Checco. Roger Newt in seconda posizione. Ricky in terza e prima posizione per Checco, che vince. Ecco il podio, lo facciamo vedere. Podio del Gran Premio di Singapore. È stato Roger. Sì. Perché ha avuto modo di correre con lui, però così sicuramente possiamo vedere una gara un po' più divertente. Sì. Vedete Ricky in prima posizione davanti a Roger, che è il grande favorito del campionato. Ricordiamoci, ha 64 punti di vantaggio su Checco. A proposito di Checco, in questa gara io sono su Ricky, che è partito molto bene. Attenzione, mentre scatta fortissimo Alex Pilotino, c'è un contatto con una Force India, ecco i primi contatti dalla curva. Ora all'ultima curva, il rettilineo finale, Ricky va a vincere il Gran Premio del Giappone, il primo successo di Ricky questa Sport League, grandissima gara di Ricky, complimenti al pilota della Mercedes. Passa sul traguardo, abbiamo perso Roger Newt, che comunque ottiene 500. Buonasera amici telespettatori da F1 Italian Jensen, qui in cabina di commento Mark 17, tutto pronto per la partenza della Sport League, in pole position velocemente Roger Newt, seguito da un Davide F1 scatenato, sono lì 33 minuti, bellissimo, tutto pronto in griglia di partenza, ma prima staccata difficilissima. Speriamo non ci siano problemi. Checco subito ha bruciato Davide e adesso attacca Roger Newt all'esterno. Staccatona di Roger Newt, anche Checco, ti due arrivano al contatto. Checco riesce a passare, vedo un fantasma, Roger Newt. Roger Newt meritatamente va a vincere la gara, sicuramente ha tanto da recriminare Davide. Quelli che hanno decretato una pole position implacabile di Roger Newt, primo, secondo Ricky. Certo, Checco, grande, grande prova, 24 giri con pneumatici duri, grande, grande prova, zig zag per lui, va a festeggiare qui dove lo scorso anno, ricordiamo cosa è successo. Checco tiene il campionato aperto, seconda posizione per lui, terzo Roger Newt,
terzo Roger Luc che riesce a non perdere troppi punti, quindi campionato ancora non chiuso. Pronostico sulla Sport League. Borbone, arghe pronostico. Roger Luc in pole. Magari. Domani già si rivolano. Cosa serve per vincere la Sport League? Serve una gran botta di culo, ma un grande.